Il messaggio che dobbiamo lanciare è che investire al sud fa bene a tutta l'Italia e fa bene anche al centro-nord. È la nostra priorità ed è una discontinuità con gli ultimi 20 anni in cui l'Italia si è avvitata in una contrapposizione territoriale tra nord e sud che ha fatto male all'intero paese. Fare del mezzogiorno l'area in cui sperimentare, avviare e anticipare il modello di sviluppo che dobbiamo realizzare in tutta Italia domani. Ma soprattutto fare progetti concreti, mettere in campo i comuni con il coordinamento delle regioni, non pretendere di accentrare ogni mossa su Roma e soprattutto dare continuità al finanziamento dei comuni, perché i comuni oggi non hanno più i soldi manco per fare le feste patronali e chiaramente quando gli dai dei soldi e loro non hanno manco i soldi per fare i progetti dove investirli, quindi non possono manco partecipare ai bandi perché non hanno i progetti, insomma questa storia va bloccata, perché altrimenti è un altro dei tanti giochetti del nord che ci mette delle condizioni impossibili e poi riassume questi fondi e se li riporta al centro. Questa cosa non è più possibile, anche perché in questo modo rischiamo di far esplodere il mezzogiorno o di desertificarlo, perché i nostri ragazzi vanno tutti via perché qui ci sono pochi servizi, poche occasioni di impresa, molte difficoltà, poche infrastrutture dal punto di vista del trasporto, ci sono tante e troppe difficoltà.